Con le regionali 2014 è stato eletto presidente della regione Sergio Chiamparino, con i 10 consiglieri del listino regionale. I 40 seggi provinciali sono ripartiti per la maggioranza, 17 al Partito Democratico, 2 alla lista Chiamparino per il Piemonte, 1 ciascuno per Moderati, SEL e Scelta Civica. Per le opposizioni, con il candidato presidente secondo classificato Gilberto Pichetto Fratin, 6 di Forza Italia, 2 Lega Nord, 8 Movimento 5 Stelle e 1 Fratelli d'Italia. Consiglio regionale, Comitato Resistenza e Costituzione e Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI promuovono insieme per la sesta volta, in occasione della Festa della Repubblica, il concerto del 2 giugno alle 20.30 all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino, con musiche di Rossini, Verdi e Dvorak. Incontro conclusivo a Palazzo Lascaris di Io non gioco, vinco, dell'Osservatorio Usura con ACMOS e Libera Piemonte. Il progetto, dedicato alle scuole medie inferiori, si è svolto con laboratori di studio e elaborazioni di materiali pubblicitari contro la dipendenza dal gioco d'azzardo. Nella sala incontri dell'ufficio relazioni con il pubblico in via Arsenale a Torino è visibile fino al 18 giugno la mostra Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa, curata dall'Unione Volontari Culturali Associati, Univoca, con il contributo del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte, Centro di Servizi per il Volontariato. Fino al 29 giugno a Roero Center di Santa Vittoria d'Alba la mostra Dalla carrozza all'aereo, i piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960. Promossa dal Consiglio regionale, è una rassegna con una cinquantina di scatti sull'evoluzione dei mezzi di trasporto. A Palazzo Lascaris è visibile fino al 14 luglio la mostra I carabinieri reali nella storia d'Italia. Uniformi, cimeli, immagini dell'arma benemerita nel bicentenario della fondazione, focalizzata sulla storia dell'arma dal 1814 al 1946. Il Museo regionale di Scienze Naturali presenta il sesto appuntamento di Collezioni Minime. Per le scienze naturali si raccontano a Palazzo Lascaris, proponendo fino al 28 luglio Aurora, una bella farfalla presente dall'Europa all'Asia.